convention I want you to see. It looks something like you. Le atmosfere medievali, le suggestioni antiche che si combinano all'attualità in un connubio che esalta le bellezze del luogo. È iniziata a Lucignano una nuova edizione della rassegna di giovedì. Tutto è cominciato con la sfilata per le vie del paese del gruppo storico Sbandieratori. È seguito il taglio del nastro e l'apertura della porta principale, quindi lo spettacolo degli sbandieratori nella piazza del centro, al quale ha fatto seguito la notte del fuoco con tutte le suggestioni che le animazioni del fuoco riescono a restituire. Ristoranti e locali aperti per tutta la serata. Lucignano ha voluto proporre il suo volto migliore. Qual è l'importanza di questo evento nell'ambito delle manifestazioni estive di Lucignano? Ma i nostri di giovedì ormai sono un evento importante, particolare, anche perché è diventato un punto di riferimento un po' per tutta quanta la Val di Chiana. È una serata bella perché comunque mettiamo in queste serate un po' il nostro modo di essere, quindi dall'enogastronomia, dalle nostre bellezze storiche, paesaggistiche, dal nostro modo di vivere. Stasera abbiamo visto il nostro gruppo storico, le nostre chiarine, i tamburi, gli piccoli sbandieratori, cioè le nostre tradizioni e la nostra cultura. Io credo che soprattutto i turisti vogliono davvero vedere questo, le nostre radici e quello che noi gli proponiamo, e poi in queste bellissime serate estive come non deliziarsi il palato con una bella tagliata della nostra chianina o una prelibatezza della Val di Chiana come l'Aione, che in questo momento la fa da padrona. Quindi una bella serata, un ringraziamento da parte mia a tutte le attività del nostro centro storico perché partecipano sempre con soddisfazione a questo evento, un ringraziamento all'ufficio turismo, a tutti i dipendenti dell'ufficio tecnico, all'assessore Cresti perché è l'ideatore di tutte quante le serate. Davvero dietro ad ogni evento c'è tanto lavoro e sui di giovedì ce n'è davvero tanto, e poi quest'anno è l'anno che si preannuncia ancora più bello perché a settembre abbiamo il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia e quindi l'appuntamento a fine estate è con quello, ma noi intanto abbiamo tutti i nostri giovedì perché da oggi ogni giovedì fino ad agosto saranno di giovedì di Lucignano. Assessore Cresti, lei è un po' il braccio operativo, se vogliamo, di questa manifestazione. Sì, diciamo che occupandomi un po' della direzione artistica di questo evento, sono molto felice perché all'interno di questa kermesse estiva siamo felici di poter presentare delle serate molto eterogenee per non solo, come diciamo noi, per la gente locale, ma anche per i turisti, le persone che ci accolgono, e stiamo accogliendo tutte le persone a Lucignano. I di giovedì è un evento per tutti, è un evento dell'estate, un evento della Val di Chiana, un evento per accogliere. Dobbiamo dire che questa manifestazione evidentemente negli anni scorsi ha risentito un po' dell'emergenza sanitaria, come era inevitabile. Ripartite un po' in grande stile. Sì, ovviamente è una manifestazione in cui lo stare insieme, il food è l'anima di questo evento, quindi questo periodo ci ha tenuto un po' stretti, ma adesso siamo ripartiti nel migliore dei modi. I want you to see. It looks something like you.